Buongiorno a tutti ragazzi, sono Franz, siete su NBA The Valve Zone. Parte anche questa settimana il roster della settimana, ve lo ricordo sempre, è una squadra composta da due guardie, due ali, un centro, head coach, sesto uomo, tre panchinari e poi il giocatore che secondo me ha deluso le aspettative. Se siete pronti, tagliamo i convenevoli, si parte! Partiamo dal ruolo di guardia. Primo nome, Trae Young. Gli Atlanta Hawks sono partiti malissimo in questa stagione e avevano bisogno di inanellare una serie di vittorie consecutive, serie che si è interrotta questa notte nella sconfitta contro i Knicks, ma Trae Young è stato il motore trainante di questa rinascita degli Atlanta Hawks, che si sono riportati nella zona medio-alta della Eastern Conference, dove quasi tutti pensavano dovessero stare. In quest'ultima settimana 4 partite, 4 trentelli, 30, 31, 31 e 33, con anche 11 assist contro gli Spurs e 10 assist contro Memphis nelle partite di mercoledì e venerdì, percentuali ottime dal campo, soprattutto dalla lunga distanza, dove in settimana ha tirato con oltre il 52%, direi attorno al 54%, pare. Insomma, finalmente una scossone in casa Hawks. Ovviamente lo scossone non ti puoi aspettare che te lo dia John Collins, sebbene sia un buon giocatore, che te lo dia Gallinari, che te lo diano Capela o Aldo Biscardi Hurter. Lo scossone doveva darlo Trae Young e finalmente lo scossone è arrivato. Trae Young è il primo nome nel roster della settimana. Secondo posto nel roster della settimana, e ci saranno tanti Suns durante questa edizione, questa quinta settimana di NBA, Devin Booker, che nel corso di questa settimana ovviamente tutte vittorie, dal momento che i Suns sono a 16 vittorie consecutive, ma soprattutto è tornato ad essere quel realizzatore di prima. Se nella prima parte della streak di vittorie Devin Booker è comunque andato a una media punti normale per lui, attorno ai 20-22 punti. In quest'ultima settimana ha tirato una sgasata mica male, perché dopo i 23 nella vittoria di lunedì contro gli Spurs ha infilato 35 punti con Cleveland, 32 con New York e 30 nella notte nella vittoria contro i Brooklyn Nets. Tra l'altro tirando in maniera divina, sia dal campo che dalla lunga distanza, che ovviamente ai liberi, dove è sempre stato uno dei migliori tiratori nella, diciamo, epoca recente della NBA, con oltre il 90%, ragazzi, i Phoenix Suns volano. Devin Booker è cresciuto tantissimo sotto l'ala di Chris Paul, e in questo momento i Phoenix Suns sembrano veramente in totale fiducia e incredibilmente concreti quando serve. Mi danno una sensazione di solidità, di squadra, anche superiore a quella di Golden State. Golden State sembra più vivere di entusiasmo, vivere ovviamente di bel gioco, ma vivere di parzialoni. I Suns invece, quando vanno in vantaggio, sono veramente difficilmente recuperabili. La sensazione che mi danno è di essere più solidi da quel punto di vista, mentre Golden State magari può andare sopra di 10-15 e poi può subire anche un parzialone in un determinato momento per poi risgasare. I Suns invece sono costanti, martellano in continuazione e al momento Devin Booker è offensivamente il martello principale, quindi secondo posto nel roster della settimana per Devin Booker. Nel ruolo di ala per la seconda settimana consecutiva ci metto il dio greco Giannis, perché ragazzi la sua stagione sta passando molto sotto traccia, semplicemente perché ci ha abituato a statistiche incredibili. I Milwaukee Bucks stanno risalendo prepotentemente, vincendo tutte le ultime partite di boh, 20 punti, ma proprio in scioltezza. E Giannis, dopo la partita da 32, 20 rimbalzi, 5 assist in 30 minuti di gioco, sta venendo impiegato pochissimo, ed è un gran vantaggio questo in ottica futura, perché ha giocato 24 minuti nella, vabbè, stravittoria contro i Magic, poi ne ha giocati 31 contro i Detroit Pistons e 30 contro i Denver Nuggets, sempre comunque con 24 e 13 rimbalzi, con 10 su 13 dal campo, 12 su 17 dal campo, tra l'altro una partita da 8 su 10 ai liberi. Insomma,
Ragazzi, Giannis sta dominando le partite giocando 30 minuti di media in questa stagione e i Milwaukee Bucks comunque, dopo tutte le sfighe legate alle assenze, Covid, infortuni, sono rientrati un po' tutti, manca solo Brook Lopez ma e Di Vincenzo, lungo degente, ma poi ragazzi al momento sono la squadra da battere, non dico nella East ma in tutta la NBA, sono i campioni in carica, il roster è rimasto il medesimo, hanno perso CPJ Tucker, ma c'è Grayson Allen che al momento è il miglior tiratore dall'angolo destro dell'intera NBA a livello di percentuali e di volume di tiri, per cui insomma non è, hanno sostituito ovviamente un ottimo difensore con un giocatore più concreto offensivamente, ma ragazzi, Giannis, Middleton, Holiday sono un trio che in questo momento affiatatissimo, forse il miglior trio in NBA e stanno risalendo proprio alla velocità della luce, stravincendo tutte le partite, per cui attendiamo magari un'altra settimana per rivedere i Bucks lì in alto ad est. Ovviamente Giannis non potevo non metterlo nel roster della settimana ed infatti il primo nome in ala è proprio lui. L'altro nome in ala è quello di Draymond Green, che se andiamo a guardare le statistiche, come al solito non dicono tantissimo, cioè soprattutto a livello punti non dicono quasi niente. Il fatto è che se Golden State Warriors possono permettersi di giocare con Curry, con Poole, con Lee, con tutta una serie di tiratori e di giocatori offensivi pazzeschi, è perché difensivamente, ragazzi, questo qua tesse, tiene i fili come un burattinaio di tutti i suoi compagni e li gestisce alla grandissima. In più, ragazzi, comunque ha messo 14 rimbalzi e 8 assist con 4 punti nella vittoria con Toronto, ha messo 10 punti, 9 rimbalzi, 7 assist nella vittoria con Philadelphia, ha messo 12 punti, 12 assist, 8 rimbalzi, 2 rubate, 3 stoppate nella vittoria contro Portland, il tutto con quel tipo di difesa. E per cui, sebbene le cifre non siano a livello di realizzazione quelle che può avere un Kevin Durant, che ho lasciato fuori, quelle che può avere qualsiasi altro giocatore offensivo nel suo stesso ruolo, ma l'impatto che ha lui nelle partite è innegabile. In questa settimana plus minus più 24 con Toronto, più 11 con Philadelphia, più 17 con Portland, e alla fine quando c'è in campo lui, difensivamente ma anche offensivamente, i Golden State Warriors girano decisamente meglio di quando lui non c'è. C'è poco da fare, è un giocatore importantissimo, dal mio punto di vista un futuro Hall of Famer, staremo a vedere se verrà considerato o meno. Secondo posto in ala, quindi, ho deciso di metterci Draymond Green. Nel ruolo di centro, altro Phoenix Suns, ho scelto di metterci DeAndre Ayton, che anche lui, sebbene le cifre siano, diciamo, normali se vogliamo, o magari anche inferiori ad altri centri attualmente in NBA, ma volevo vederlo in settimana, perché la striscia dei Phoenix Suns è cominciata senza Ayton in campo e sta continuando con Ayton in campo, un Ayton che sta avendo un impatto offensivo clamoroso, siamo più o meno a livelli di quelli che erano i playoff, di quelli che sono stati i playoff dell'ultimo anno, 21 e 14 lunedì contro gli Spurs, 16 e 10 contro Cleveland, 14 e 13 contro i Knicks. Questa notte ha faticato un tantino di più, ma comunque plus minus sempre positivo con lui in campo, ed è un giocatore di un'importanza chiave per questi Phoenix Suns. E poi c'è il discorso legato al suo contratto, è in scadenza, i Suns sono un po' resti dal dargli il Supermax, alla fine credo che anche dopo la stagione che stanno avendo i Phoenix Suns, a meno che all'improvviso non perdano 20 partite consecutive, ma insomma, viva Dio, la vedo un po' lontana come ipotesi, DeAndre Ayton per me si merita di essere il centro della settimana, per quello che sta dando in campo, per il record di squadra e per essere entrato dopo, mi pare, 8 partite d'assenza, per essere rientrato nei meccanismi della sua squadra ed aver inanellato altre 8 vittorie con lui in campo.
In questo momento, lo ribadisco, i Phoenix Suns sono in NBA la squadra che mi dà più fiducia per quanto riguarda la lotta verso il titolo, per il tipo di gioco che esprime e per la solidità che esprime. Staremo poi a vedere, perché insomma il campionato, la regular season è ancora lunga, siamo solamente a un quarto delle partite totali, per cui insomma c'è tempo e può succedere di tutto. Per il momento DeAndre Ayton lo metto come centro titolare nel roster della settimana. Head coach della settimana, ho scelto di metterci Nate McMillan perché, ragazzi, non era semplice ripartire dopo un inizio così difficile per quanto riguarda gli Atlanta Hawks. Ovviamente gran merito in campo va a Trae Young, che è l'altro presente all'interno del roster. In panchina però c'è Nate McMillan, che ricordo essere arrivato più o meno nello stesso periodo dell'anno della scorsa stagione, quando c'era Lloyd Pierce in panchina, è stato esonerato, diciamo, termina all'italiana, è stato preso McMillan, e da lì gli Atlanta Hawks hanno avuto un record, uno dei migliori record in NBA, perché erano veramente nei bassi fondi della Eastern e sono arrivati alle finali di conference nella passata stagione. Quest'anno si pensava che con McMillan fin dall'inizio gli Atlanta Hawks potessero non partire con l'handicap come l'anno scorso. In realtà hanno avuto veramente un inizio molto complicato e adesso sembrano aver ritrovato quel ritmo, quel gioco spumeggiante che avevano fatto vedere nella passata stagione, nonostante la sconfitta nella notte, ribadisco, contro i New York Knicks. Nate McMillan si merita, per la striscia che hanno avuto gli Atlanta Hawks, di essere l'allenatore della settimana, ovviamente, stante il fatto che Monty Williams e Steve Kerr in questo momento è sempre difficile non selezionarli per quello che stanno facendo le rispettive squadre, però ovviamente devo variare un po' i nomi in questa rubrica, no? Quindi head coach della settimana, Nate McMillan. E andiamo con la panchina. Sesto uomo, ho scelto di metterci il crotalo, la Marcus Aldridge, che dopo essersi ritirato, essere rientrato, probabilmente non ci aspettavamo potesse avere un impatto così incredibile fin da subito. E in realtà, ragazzi, parte ogni tanto titolare, parte spesso dalla panchina in realtà, per cui ho scelto di metterlo sesto uomo. Nell'ultima settimana, ragazzi, 15 punti venerdì scorso, quindi settimana scorsa con Orlando, 21 e 11 lunedì con Cleveland, 17 e 9 contro Boston e 18 punti nella sconfitta di questa notte con 6 rimbalzi contro i Phoenix Suns. In questo momento la Marcus Aldridge è un giocatore che ai Nets serve come il pane, perché senza Kyrie Irving e soprattutto con un James Harden che fatica enormemente da un punto di vista offensivo a trovare ritmo, a trovare punti, serve un giocatore in grado di crearsi il canestro in autonomia come Aldridge, serve che sia pronto al catch and shoot dal mid range al momento, comunque per tutta la sua carriera la Marcus Aldridge con il catch and shoot dal mid range, insomma, sempre è praticamente automatico, e insomma una spalla, al momento la spalla offensiva di Kevin Durant non è James Harden, ragazzi, ma è la Marcus Aldridge. Ho scelto di mettercelo sesto uomo nel roster della settimana, non è la prima apparizione di questa stagione per quanto riguarda LMA, e dovesse continuare così dalla panchina, beh, insomma, insieme a Tyler Herro, ad altri due o tre nomi, potrebbe addirittura contendersi il premio di sesto uomo dell'anno. Non lo escludo, perché, ragazzi, sta facendo veramente una grande stagione fino ad ora, e i Nets comunque sono primi a Est, nonostante tutte le difficoltà legate al caso Kyrie Irving, a Harden fuori forma, sono primi a Est. Non ho null'altro da aggiungere. La Marcus Aldridge, sesto uomo della settimana. Primo posto in panchina nel roster della settimana, ho scelto di metterci Pat Connaughton, in uscita dalla panchina per i Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks che, come detto per Giannis, stanno risalendo proprio notevolmente la classifica nella Eastern Conference, e uno dei segreti è l'uscita dalla panchina di Pat Connaughton, che dopo il titolo dell'anno scorso è stato decisivo anche nella serie finale. Sta avendo un grandissimo impatto dalla panchina, con tanti punti, perché è andato in doppia cifra per tutta la settimana, con 17 punti contro Orlando, 11 contro Detroit e 20 contro i Denver Nuggets, ma poi è anche un rimbalzista incredibile, perché prende 6, 7,
quattro rimbalzi e comunque è il giocatore che è, lo vedete anche nella foto, voglio dire, non è uno stangone, un omone, però è un bianco che ha sempre saltato tanto e che, ragazzi, in questa settimana tira col 70% da 3. E che altro posso aggiungere? Pat Connaughton è uno di quei nomi pescati dal nulla dai Milwaukee Bucks e che all'improvviso è diventato uno dei giocatori chiave di un roster che ha vinto il titolo NBA. Incredibile ma vero, Pat Connaughton è la prima riserva della settimana. Secondo posto in panchina nella settimana, e anche lui non è la prima apparizione, è la signora in giallo, ragazzi. Kelly Oubre con la sua parrucca giallo fosforescente sta viaggiando a quasi 15 punti di media in stagione in uscita alla panchina e nelle ultime tre in questa settimana 21, 27, 23 punti con più 16, più 21, più 17 di plus minus. Con un 7 su 13 da 3 contro i Minnesota Timberwolves e con un impatto dalla panchina fisico e tecnico, ragazzi, imbarazzante per quello che era il Kelly Oubre visto l'anno scorso ai Golden State Warriors, soprattutto nella prima parte di stagione. E mi dispiace, cioè da un certo punto di vista mi dispiace per voi tifosi di Golden State, che comunque credo siate contenti della stagione che stanno facendo i Golden State Warriors pur senza la signora in giallo Kelly Oubre, ma a Charlotte probabilmente ha trovato un ambiente a lui più congeniale. Meno offensivamente richiede di pensare meno e con un playmaker come LaMelo, avere un giocatore fisico che in questo momento sta pure tirando bene dalla lunga come Kelly Oubre probabilmente è un fit migliore rispetto a una squadra che fa del movimento senza palla e delle letture offensive la chiave delle sue vittorie come i Golden State Warriors. Ragazzi, Kelly Oubre, quasi 15 di media in stagione, in settimana più di 20 di media, non può non essere nel roster della settimana. Ultimo posto in panchina nel roster della settimana, JaVale McGee. JaVale McGee, ragazzi. Altro Phoenix Suns, in contumacia, cioè senza DeAndre Ayton, quando era infortunato, faceva addirittura cifre superiori. In uscita dalla panchina sta andando a più di 10 punti di media, quasi 7 rimbalzi e mezzo, ovviamente la solita stoppata abbondante, ma soprattutto entra ed è di una concretezza incredibile. Poi abbiamo visto tirare dei ganci cielo, e tiri dal mid range, è cresciuto tantissimo anche lui, non so se sia merito di Chris Paul, merito di Monty Williams, non lo voglio sapere, sta di fatto che in questa stagione JaVale McGee sta avendo veramente forse la sua miglior stagione in carriera per quello che è l'impatto complessivo attacco e difesa e le cifre, perché comunque 10 punti, oltre 10 punti in carriera, arrivati alla sua veneranda età, non so quanti anni abbia, ma ormai è in NBA da tanto, e soprattutto in pochissimi minuti di impiego, perché gioca meno di 20 minuti a partita, va spesso in doppia doppia. Cioè lui gioca meno di 20 minuti a partita, al momento nelle ultime 5 sono 16, in stagione sono 16 minuti di media a partita e va a 10 punti e quasi 7 rimbalzi e mezzo. Cioè se estendete queste cifre sui 48 minuti viene fuori Wilt Chamberlain praticamente. Per cui ragazzi, anche nella notte doppia doppia da 10 e 10 in 16 minuti contro i Nets, doppia doppia da 13 e 12 in 20 minuti con Cleveland, 6 punti, 8 rimbalzi, una stoppata, più 10 plus minus contro i New York Knicks, 14 punti, 8 rimbalzi lunedì contro i San Antonio Spurs in 15 minuti. Vedete voi, se non è efficienza questa, non so cosa sia l'efficienza. Quindi terzo posto in panchina, già valone, ma lì. Ed ora andiamo a finire dietro la lavagna, sempre il posto un po' più discusso di questa rubrica e ci ho pensato molto perché poi in realtà non è facilissimo andare a scegliere chi ha deluso durante la settimana perché bisogna guardare un po' il calendario, lo stato fisico, la squadra, problemi eccetera. Però io questa settimana non ho avuto grandissimi dubbi perché ragazzi da una prima scelta assoluta indipendentemente da dove capiti, nel contesto in cui sei,
ti aspetti qualcosa di più di quello che sta facendo Cade Cunningham in questo inizio di stagione. Sta tirando col 30% dal campo e col 20% da 3, o meglio, 33 dal campo e 23 circa da 3 punti. Nelle ultime partite è stato un qualcosa di abbastanza scandaloso, perché in settimana ha tirato 2 su 10 contro Miami, 3 su 10 contro Milwaukee e 3 su 13 contro i Los Angeles Clippers, con 1 su 7 da 3 contro gli Heat, 2 su 6 da 3 contro i Bucks e 0 su 5 da 3 contro i Clippers. Ok che erano tre partite difficili, perché Miami, Milwaukee e i Los Angeles Clippers sono tre squadre difensive, tre squadre che difensivamente ti fanno soffrire, però insomma dai, cioè ha francamente deluso finora Cade Cunningham, ha fatto vedere sprazzi di ottime letture, di sprazzi, comunque fa vedere ogni tanto che la prima scelta sì, chiaramente può essere lui, ha ampi margini di miglioramento eccetera, ma insomma inizia a essere un po' preoccupante. Se fossi nei Pistons, insomma, un pochettino inizierei a storcere il naso. Poi ribadisco, l'ambiente Pistons è quello che è, attorno a lui c'è veramente poco o niente, però se ti aspetti che un giocatore possa prendere in mano una squadra e in qualche modo iniziare un percorso di crescita, trascinarla, non ti aspetti che tiri il 30% dal campo e il 20% da 3 in questa sua prima stagione. Poi vai a vedere le cifre, è un giocatore che tende quasi sempre alla tripla doppia, però ragazzi, al momento sta faticando tantissimo e io sinceramente mi aspettavo un pelino di più. Lo metto dietro la lavagna sperando che poi nel corso della stagione, magari in una settimana, possa anche comparire dall'altra parte della lavagna. Per il momento io mi sento di metterlo lì sperando che succeda qualcosa nel breve, medio, lungo periodo che possa trasformare Cade Cunningham in quello che tutti pensavano potesse essere anche in NBA. Per il momento lo lascio lì. Ed eccoci qui, ho finito il roster della settimana, solito recapino finale con la solita grafichina. Quintetto base, Trae Young e Devin Booker le guardie, Draymond Green e Giannis le ali, centro di DeAndre Ayton, head coach Nate McMillan degli Atlanta Hawks, sesto uomo LaMarcus Aldridge dei Brooklyn Nets, in panchina Pat Connaughton, Kelly Oubre Jr. e JaVale McGee, e dietro la lavagna Cade Cunningham. Direi che anche per questa settimana ho fatto recap, riassunto con quelli che secondo me sono stati i migliori giocatori. Usate i commenti come al solito per dirmi la vostra. Iscrivetevi al canale, supportatemi e ci vediamo con questa rubrica domenica prossima. Un saluto, il Franz.